ai lettori di Armonia, ci troviamo negli studi di Radio Soundbite a Roma. Abbiamo l'occasione di presentare Giambattista Tagliani, che è il Deus Ex Machina della radio, insieme alla signora Clemenzia Cibelli. Stamattina ci hanno ospitato perché con grande piacere, perché loro ci parleranno di questa nuova radio innovativa, una web radio che è la radio del futuro. Sono convinto che a seguito dell'ascolto di questo incontro i lettori saranno molto entusiasti e seguiranno tantissimo questa radio. E qui è Giambattista Tagliani che ci ospita, al quale lascio volentieri la parola perché possa spiegarsi meglio di quelli che sono i progetti, come si dice, la mission della radio. Io vorrei... Prego. Scusami se ti interrompo, ma presenterei il vero Deus Ex Machina della radio, che è questo signore di bianco vestito ai miei piedi, che è anche poi il logo, proprio in questa posa, è il logo della radio, che probabilmente lo riconoscerete. Tu mi chiedevi della missione, la missione è difficile. Anche se è un termine orribile la missione. Esatto, difficile dirla perché siamo più o meno tutti travolti dall'entusiasmo. Te l'avevo anche detto, come un bambino che gli si chiede, un bimbo gli chiede cosa vuoi fare da grande, l'astronauta, il pilota. Noi lo stiamo costruendo giorno per giorno, perché è un'esperimentazione. Non esistono in Italia casi di realtà di web radio multitematiche. Only web, che è un termine poco conosciuto perché si confondono molto di frequente le web radio che sono FM, che trasmettono anche online, senza però mai distinguerle dalle only web, che sono native del web, esatto, e trasmettono soltanto in rete. L'idea nasce da uno stimolo familiare, diciamo. Io sono figlio di due personaggi molto legati alla radiofonia. Mio padre negli anni 50, 60 e 70 è stato molto molto noto della televisione, ma soprattutto una voce molto apprezzata e molto, molto riconosciuta della radio. Mia madre, più giovane negli anni successivi, è stata autrice, è ancora autrice per Radio 3, nonché una grandissima amante dell'ascolto, e pur essendo io figlio della generazione del video, infatti siamo qui a riprenderci, a parlare davanti a un obiettivo, sono riusciti a convincermi della magia del mezzo radiofonico. E quindi stiamo cercando di essere i primi a proporre un network che sia multitematico, strutturato come una radio vera e propria, non che sia soltanto un canale musicale amatoriale. Su quello che sarà, a parte che sarà un'esperienza di grandissimo successo, ovviamente apprezzata nel mondo intero, lo ascolterete.